Siamo presso Confimprese Taranto, nella sede di Viale Magna Grecia. Ho al mio fianco Federico Greco, che è il presidente provinciale di Taranto. Allora, Federico Greco, consideriamo un po' il momento dell'economia alla luce appunto dei postumi, chiamiamoli così, delle ristrettezze imposte dal Covid. Questi ristori che, lo abbiamo già detto inizialmente, si sono rivelati insufficienti, ma monitoriamo un po' la situazione oggi, che diciamo è il giorno in cui almeno parzialmente si incomincerà a vedere la luce come ripresa delle attività, vediamo un po' che queste morse delle restrizioni si stanno così un po' ammorbidendo. Poi magari con l'estate, con l'avvio proprio di giugno-luglio, sicuramente torneremo a una quasi normalità, sperando che poi l'indice dei contagi non salga e magari saremo punto e a capo. Buongiorno Luigi, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, sicuramente i ristori sono stati molto insufficienti. Diciamo che la stragrande maggioranza delle aziende ha percepito praticamente i classici 1000 euro. E quindi di conseguenza, insomma, diciamo che siamo in una fase dove sicuramente le piccole aziende non sanno come dividere quelle 1000 euro, in prima battuta. In seconda battuta, diciamo che si parla di un cambiamento per quanto riguarda la tecnica di calcolo dei ristori, però come al solito si dovevano riunire, dovevano fare un consiglio dei ministri il 6-7, è stato rimandato e quindi praticamente prima di fine mese, questo è quello che si vocifera, prima di fine mese comunque non ci sarà un altro decreto, e quindi di conseguenza quelle 1000 euro praticamente verranno divise, o meglio saranno divise per quanto riguarda sicuramente aprile e maggio. Quindi come al solito i ristori si rivelano insufficienti e inadeguati. Anche proprio il meccanismo, no? Cioè il fatto che ci debba essere un calo del 30% comparando i fatturati 2020 e 2019. Cioè sono dei meccanismi che diventano abbastanza farraginosi e che appunto in quanto tali poi non permettono di accedere al ristoro. A prescindere da quello, poi tieni presente anche un'altra cosa, che comunque ci sono aziende che hanno aperto nel 2020 che hanno comunque avuto un ristoro di 1000 euro, il che ha creato sicuramente una disparità rispetto alle aziende che praticamente avevano aperto precedentemente. Quindi il calcolo sicuramente non è stato un calcolo ben pensato, o meglio è stato pensato in maniera tale da sfoltire praticamente la platea che poteva accedere praticamente alla richiesta dei ristori. Sicuramente si ritorna sempre a bomba. I ristori per noi non sono altro che dei croccantini per i cani. Delle mance, chiamiamole, delle mancette. Ma neanche, perché i croccantini, ora giusto per sdrammatizzare, i croccantini per i gatti sono un pasto completo. Qui i ristori non possono essere paragonati ai croccantini. Il problema è che se tu dai dei croccantini a un gatto dopo una settimana e gli dai solamente praticamente 20 grammi, il gatto continuerà comunque ad aver fame. E la stessa cosa è per quanto riguarda le aziende. Si continuano a dare e a fare praticamente annunci roboanti e così via, quando comunque la realtà è completamente diversa. Il punto è essenzialmente questo. Finalmente in Puglia quantomeno si inizia a intravedere un po' di luce, per il semplice motivo che da oggi, 10 maggio, siamo arrivati in zona gialla, quindi diciamo che
tutte le aziende legate comunque al settore turismo o comunque al settore Horeca ricominceranno a lavoricchiare, perché a tutt'oggi non si comprende bene il motivo per il quale praticamente le aziende, i ristoranti possono far pranzare tranquillamente, a cena devono comunque ottemperare al coprifuoco e quindi al... Se non hanno appunto posti all'esterno non potranno lavorare, dovranno chiudere. Infatti è il problema per tantissime piccole attività è proprio quello, che comunque posti esterni non ne hanno e di conseguenza come devono lavorare? Si continua con un discorso di asporto, ma si ritorna sempre agli stessi problemi precedenti, perché comunque chi non è organizzato per un delivery fatto in maniera oculata, chi non è organizzato sicuramente non si può improvvisare. E quindi continueranno a non lavorare, continueranno a generare debiti, fin quando praticamente si arriverà a una zona bianca. Considerando che tutto questo, ora noi lo stiamo guardando sotto l'aspetto degli imprenditori, ma è un procedimento a cascata, perché poi ci sono i dipendenti, ci sono le famiglie dei dipendenti, le casse integrazioni sono davvero una miseria e quindi quando arrivano e se arrivano. E quindi chiaramente poi il dramma, ovviamente, logicamente, si riflette dalle imprese ai dipendenti. Ma guarda, allora, tenendo presente già un fatto accaduto, se noi andiamo a considerare praticamente marzo 2020, marzo 2021, comunque si sono persi quasi 1 milione di posti di lavoro. Diciamo che a tutt'oggi c'è comunque il divieto di licenziare, quindi immaginiamo a ottobre-novembre 2021, quando praticamente questo divieto dovrebbe essere tolto, immaginiamo praticamente quanti operai o comunque collaboratori di piccole aziende dovranno comunque cessare la propria collaborazione.